Leggendo le carte, le ordinanze, articoli rispetto a queste inchieste, l''Ndrangheta sembra diventato un ufficio di collocamento per politici, però. Negli anni Ottanta io leggevo, no, le storie di Cosa Nostra, dei Corleonesi, dei sicari che si avvicinavano ai Corleonesi, alle cupole, attraverso chiaro forme di intermediazione, e portavano quasi i loro curricula. Io sono un esperto in scioglimento di cadaveri nell'acido. Prendetemi. Io sono un esperto in omicidi con Kalashnikov, prendetemi. Io sono un esperto in utilizzo del tritolo, per favore datemi un lavoro. Io sono un esperto in omicidi a mani nude. Oggi alcuni politici che fanno? Portano il loro curriculum all''Ndrangheta e dicono: assumimi, cioè fammi eleggere. Io sono un esperto in gestione dei fondi europei. Assumimi, io sono un esperto in spoliazione della sanità, riesco a farti entrare e distruggere la sanità pubblica. Assumimi, cerca di farmi leggere. Ehi, io sono esperto, sono anni che studio appalti nelle grandi opere, ti posso essere utile a te, Cosca. Cerca di farmi entrare nelle istituzioni. Costoro è come se stipulassero un mutuo con l''Ndrangheta, che è come se fosse una sorta di banca del crimine che dà lavoro, dà posti a punti di lavoro nelle istituzioni, e questi politici poco alla volta devono restituire appunti e favori grazie ai soldi nostri, dando appalti grazie ai quali le cosche poi riescono a controllare il territorio, magari dare qualche lavoro a qualcuno e quindi far crescere quei pacchetti di voti che poi ritornano a quei politici che si mettono a disposizione. Sbaglio o è questo o non è questo il sistema? Allora, oltre a chiedere, e lo dico pubblicamente a nome del Movimento 5 Stelle, a Piero Grasso, il Presidente del Senato, io sono stato qualche settimana fa nel suo ufficio, lui aveva delle splendide foto di Falcone Borsellino, una sua foto proprio con il giudice Falcone. Ecco, è indispensabile arrivare al voto, sia in giunta che nel Senato della Repubblica, sull'arresto del senatore Caridi il prima possibile, possibilmente prima dell'estate. Perché avere un senatore che fa le vacanze tranquille a 14.000 euro al mese quando su di lui pende una richiesta d'arresto per mafia è intollerabile in un paese civile.